mesetto fa abbiamo parlato di Soul, quindi non potevo che parlarvi anche di questo cartone. Oggi appunto parliamo di Onward, Oltre la magia, un film della Disney Pixar uscito proprio quest'anno, il 6 di gennaio mi sembra. Doveva uscire l'anno scorso, poi causa pandemia comunque ci sono stati dei ritardi, come per tantissimi altri film. Alla fine è stato lanciato su Disney Plus il 6 di gennaio, infatti io l'ho visto proprio il 6 di gennaio. Non ho avuto ancora occasione fino a oggi di parlarvene, ma sappiate che mi è piaciuto 3000 volte più di Soul, per le tematiche, per le emozioni che mi ha suscitato, per i personaggi e per la fantasia generale. Ma passiamo alla trama. La nostra storia è ambientata in un mondo magico, una sorta di mondo odierno parallelo nel quale il fantasy regna sovrano, cosa che, se mi conoscete un pochino, sapete che mi aveva terrorizzato alquanto, perché io e il fantasy medievale siamo proprio due mondi opposti e non mi è mai piaciuto in nessuna salsa, tranne qui e poche altre eccezioni di cui, se avrò occasione, vi parlerò. Siamo in questo mondo nel quale comunque c'è una sorta di presente, ecco, ci sono dei dettagli che ci fanno pensare che siamo in un presente, ecco, ma i personaggi stessi fanno parte di un mondo fantasy. È come se tutta la nostra storia sia una versione evoluta del fantasy medievale. Infatti è un concetto che viene molto spesso rimarcato durante i film, il fatto che nel passato questo mondo fosse proprio il classico fantasy medievale con maghi, stregoni, cavalieri e via dicendo, mentre evolvendosi, quindi prendendo tutte le invenzioni moderne che abbiamo nel mondo d'oggi a partire dall'elettricità, si sono un po' dimenticate queste tradizioni, tra virgolette. I protagonisti della nostra storia sono due fratelli, Ian il minore, che è il classico ragazzino un po' introverso che non ha amici, che vive nel suo mondo, ha voglia comunque di integrarsi nella società ma ha paura del giudizio altrui. D'altra parte abbiamo Barley, che è il fratello maggiore infogliatissimo con il mondo fantasy. Ci sono anche dei riferimenti a dei giochi di ruolo molto famosi. Lui sostiene, un po' al pari degli ecologisti odierni, di dover ritornare alle tradizioni, di dover rispettare comunque il passato di questa comunità e ritrovare la magia, ecco, appunto, questo è un po' il senso generale della cosa. Barley e Ian sono molto diversi e Ian è intimidito dall'esuberanza, diciamo, del fratello maggiore Barley, soprattutto perché c'è una sorta di invidia latente nei confronti del fratello, poiché il padre è morto poco dopo la nascita di Ian, cosa che ha suscitato appunto questa invidia, perché Barley ha avuto modo di conoscerlo, il padre, e questo desiderio di conoscere il padre è praticamente l'aspirazione più grande che ha invece Ian. I due fratelli vivono solo con la madre e il compagno della madre, che è un poliziotto, ma questo è un dettaglio che per la trama generale non ci interessa. Evitando di fare spoiler, cosa succede? C'è l'occasione, diciamo, per Ian di conoscere finalmente suo padre, di riportarlo in vita per un giorno intero grazie ad una magia che il padre stesso ha ereditato ai due fratelli nel momento in cui il fratello minore, quindi appunto Ian, compie 16 anni, se non mi ricordo male. Appunto si scopre questo lato del padre molto simile a Barley, che fa arrabbiare ancora di più Ian, perché pensa che i due abbiano un sacco di cose in comune. Oltretutto Barley sembra che non abbia tutta questa gran voglia di ritrovare suo padre, cosa che invece Ian ha. Questo spinge Ian a ritrovare la magia latente dentro di sé, scoprendo che in realtà lui probabilmente è tipo un discendente di mille generazioni dopo degli antichi stregoni, e quindi solo una persona che ha questa cosa può mettere in atto la magia che il padre ha ereditato loro. Questo li porta poi a diciamo sì, resuscitare il padre, ma solo per metà. Di conseguenza Barley convince Ian a intraprendere un viaggio alla ricerca della parte perduta, diciamo, della magia che riporterà in vita il padre completo. È una corsa contro il tempo, perché comunque di 24 ore si parla, quindi loro corrono e vagano per questo mondo con un sacco di camei, di personaggi fantasy molto famosi, tra virgolette, cioè riconoscibili, diciamo. Alla fine Ian scoprirà che quello che desiderava non era in sé il padre, ma il concetto di padre. La lista delle cose che lui voleva fare con il padre scopre di averla già realizzata per una serie di cose. Passiamo invece alle tematiche che mi sono piaciute moltissimo. Al di là del mondo fantasy, che ripeto è un mondo che è molto lontano dalla mia concezione di piacevole, ecco perché di solito mi annoia tantissimo, al di là di quello,
I personaggi mi sono piaciuti tantissimo. Partiamo da quelli minori, quindi parliamo magari della madre. La madre è un personaggio molto femminista perché partiamo dal concetto di madre single con due figli a carico. Ritrovatasi single appunto dopo la perdita del marito e rimboccandosi le maniche è riuscita a ritrovare un po' la forza di portare avanti questa famiglia, cosa che non è da tutti. E partendo da questo poi vediamo una madre che in realtà ha una forza interiore pazzesca e lo vediamo nel corso di tutto il film, anche perché a un certo punto la madre vedendo partire i due figli si preoccupa, parte all'inseguimento anche lei e rimarca costantemente questo concetto di io sono abbastanza forte da risolvere questa situazione complicata e è una cosa bellissima, secondo me. Anche alla fine noi vediamo la forza di questa donna, anche in maniera molto palese, anche per un bambino, che esplode, ecco, esplode e risolve un po' in parte almeno la situazione che si va a creare. Parliamo dei due fratelli che sono appunto i nostri protagonisti, molto diversi. Molto diversi, ma che hanno in comune l'affetto. Fondamentalmente. Il tema più grande che mi è piaciuto e che mi ha fatto scendere calde lacrime alla fine di questo film è il fatto che i due fratelli, per quanto diversi, si ritrovano, si delineano un ruolo l'uno per l'altro e riescono a capire da che cosa nasce l'affetto che hanno l'uno per l'altro, per quanto appunto essi abbiano delle peculiarità molto differenti, che magari in un primo momento crescendo non erano riusciti a vedere perché spinti dall'invidia, dallo sprezzo anche magari per queste loro peculiarità, perché all'inizio noi vediamo due fratelli, ripeto, completamente diversi, che però non cercano di venirsi incontro, anzi si allontanano sempre di più, cosa che invece faranno all'inverso nel riavvicinarsi durante questa avventura che li unirà. Il personaggio di Ian mi è piaciuto molto perché parte pieno di speranze, ma allo stesso tempo aspettandosi delle grandi delusioni. È molto cinico e il cinismo non va per niente d'accordo con la magia che ha dentro, con la magia che lo contraddistinguerà poi nella sua evoluzione proprio come personaggio. Quindi impara, diciamo, a giocare un po' di più con la vita, a vedere oltre le cose pratiche, a vedere oltre quello che gli altri pensano. Crescerà, ecco, diciamo che il personaggio di Ian rappresenta proprio la crescita adolescenziale. D'altra parte vediamo Barley, che pur essendo il fratello maggiore, mentalmente sembra il fratello minore perché vive in un mondo di fantasia. Lui crede in cose che non sono concepite in un presente moderno, nella società adolescenziale, appunto. Un fratello grande che dovrebbe fungere da protettore del fratello piccolo, in realtà sembra dover essere protetto lui stesso da Ian nella visione iniziale che abbiamo. Invece andando avanti scopriamo che in realtà sì, lui ha delle aspirazioni assolutamente fantastiche, proprio nel vero senso della parola, ma il suo primo compito che lui stesso riconosce è quello di guidare e supportare il fratello minore. Questa è una cosa veramente bellissima. Il senso di fratelli, il senso di famiglia, il senso di unione, di amore. È il concetto principale che delinea un film che è perfettamente in linea appunto con tutti gli altri film Pixar, cosa che vi ho già ripetuto infinite volte. A me i film Pixar piacciono perché inevitabilmente verso la fine soprattutto mi fanno scendere lacrimoni, mi fanno ridere, ci sono delle marchette comiche qua dentro che fanno pisciare, scusate, passatemi il francesismo, ma è vero, nel quale io ho riso come una pazza. E poi ci sono delle scene emotivamente pesanti, ma pesanti in senso buono, cioè che ti fanno proprio piangere il cuore, perché ti rendi conto del messaggio che ti lanciano e lo rendi tuo, lo fai tuo questo messaggio. Poi ragazzi, io avendo un fratello minore mi sono sentita molto empatica, inutile dirvi che l'ho visto con lui questo film. Lui è molto diverso da me, infatti vediamo appunto questa empatia che ho verso i personaggi. E a lui invece è piaciuto molto di più Soul, ma perché lui mentalmente è più quadrato rispetto a me. Io che sono più sognatrice rispetto a lui, ho apprezzato molto di più questo e mi sono ritrovata in un certo senso in Barley, mentre Ian sicuramente ricopre il ruolo di mio fratello, è praticamente non dico identico perché comunque si tratta di un personaggio di fantasia, ma mentalmente siamo molto simili. Infatti, ripeto, questa cosa mi ha reso molto empatica. Mi è piaciuto molto per tutti questi aspetti emotivi, per quello che mi ha suscitato, i personaggi mi sono piaciuti tantissimo, il connubio che c'è tra i vari personaggi mi è piaciuto tantissimo perché
tutti aiutano l'evoluzione degli altri. Il contributo che ogni personaggio dà al film fa sì che gli altri personaggi evolvano, e questo fa di questo film ancora di più una perla da vedere assolutamente. Se non l'avete visto, io ve lo consiglio caldamente, sia che siate piccoli sia che siate grandi. So che Anwar è stato al centro di una polemica omofobica per quanto riguarda una scena veramente microscopica, anzi parliamo non di una scena intera ma di una frase che viene detta da un personaggio all'interno del film. Di questo se ne è parlato tantissimo, non so neanche se è la sede giusta per fare polemica, anche io di contro ovviamente. Questa scena è stata ovviamente censurata da tutto il film, peccato che questa scena sia una scena chiave nel rapporto tra i due fratelli, e quindi a mio avviso, secondo me, è irrilevante il fatto che ci sia un sostegno alla comunità LGBT dato da una semplice frase. Un film Pixar veramente da vedere, se non l'avete visto so che è di nuova uscita, molti di voi sicuramente non l'avranno visto, sappiate che spoiler non ne ho fatti, vi ho elencato solamente quello che già dal trailer si può dedurre, proprio perché io voglio che voi lo vediate e che commentiate poi successivamente qua sotto con il vostro pensiero. Per chi commenterà che magari l'ha visto, mi raccomando, attenzione a non fare spoiler qua sotto, oppure se volete fare spoiler perché è necessario, fate i soliti trattini per far sì che la gente che scorre non li veda. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questo film possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se volete supportarmi ulteriormente cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella. Noi ci vediamo domani, domenica 21, con Gio Scrive, un appuntamento da non perdere perché ci sarà veramente da ridere. Invece il prossimo Cartoon Gio sarà il 13 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima.